Ciao a tutti Marvel fans, Venom la furia di Carnage in uscita il 1 ottobre negli Stati Uniti e in Italia il 14 ha un'altissima probabilità di essere spoilerato, a causa di queste due settimane di ritardo. Questa purtroppo è stata la scelta presa dalla Sony, ma non è del posticipo italiano che volevo parlarvi, ma dell'espansione dell'universo di Venom. Eh già, perché giorni fa il regista del film, ovvero Andy Serkis, conosciuto anche come Ulysses Klaue nell'universo cinematografico Marvel, ha dichiarato che Venom e Spider-Man prima o poi si incontreranno. Dopodiché è stata scattata una foto di Tom Hardy che indossava un cappellino molto particolare, con la scritta Spider-Man No Way Home. Sembra proprio un abbigliamento della produzione del film. Quindi vedremo apparire il personaggio di Eddie Brock proprio in No Way Home? O forse ci siamo sbagliati fin dall'inizio dicendo che quella figura scura era Lizard? Inoltre è trapelata online la notizia che un eventuale Spider-Man 4 avrà come villain principale proprio Venom. Ma nello stesso momento è stato detto da Daniel RPK che in Venom 3 sarà esplorato il multiverso e finalmente ci sarà un incontro con Spider-Man. Quindi, Spider-Man 4 o Venom 3? Infine, in uno dei recenti TV spot del film è apparsa la scritta The Universe is Expanding, la stessa scritta che troviamo nelle produzioni Marvel Disney+. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se a voi piacerebbe vedere un'apparizione di Spider-Man nel film di Venom, e perché no, anche viceversa. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo per le prossime notizie. Aspetta, non chiudere il video. Ci sono altri contenuti che potrebbero interessarti. Facciamo crescere questo canale. Un mondo, un popolo.